Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi all'interno della rubrica Scampoli di cucito vi faccio vedere una tecnica che forse in pochi conosciamo, nel senso che quelle come me un po' agè, arte di altri tempi, conosciamo più delle sarte contemporanee, nel senso è una tecnica che non si fa più, anzi si ritiene difficilissima, però io credo che sia facile da fare, fattibilissima appunto, basta seguire delle piccole regole. Ci sono i cappotti cosiddetti duble, dove duble non significa che lo puoi mettere anche dall'altra parte, ma sono cappotti realizzati con una stoffa duble perché dentro e fuori rimane la stessa mano, non c'è una rifinitura, come vedete è come se la stessa stoffa, vedete, abbia di per sé una rifinitura. Questo perché appunto la stoffa è doppia. Doppia significa che sono due strati sigillati insieme da chiaramente fili trasparenti, che però possono essere separati, al punto che poi, proprio perché si possono un po' separare con difficoltà, ma si possono separare, si possono realizzare queste rifiniture. Io devo accorciare le maniche di questo cappotto. Adesso, al di là della tecnica, della regola che già conoscete, cioè prendete la misura, segnate il punto, le cose importanti da dire sono questi: se devo accorciare la manica di 3 cm, di 4 cm, l'unico margine che vi dovete lasciare nel taglio è di un centimetro in più, quindi la mia manica deve essere accorciata a 3, tagliate a 2. Fatto questo, io già mi sono avvantaggiata e ho già realizzato la parte, però siccome voglio farvi vedere nei dettagli il tipo di tecnica, questo è il mio pezzo che è appunto tagliato, e per rifinire la manica in questa maniera lo vediamo proprio nel dettaglio su questo tessuto. Allora, tagliata la parte, il procedimento successivo è quello di aprire, io dico sempre scorticare la stoffa. Fate attenzione, vedete questi filetti interni che tengono i due strati insieme, bisogna allargare la stoffa. Createvi sempre un margine che è appunto di un centimetro, se non di più. Fatelo tutto intorno all'orlo della manica. Questo vale anche per poter accorciare un cappotto. È più complicato fare le lavorazioni tipo stringere, stringere, insomma, è più complicato, ma più in là faremo anche questo. Quindi io continuo a scorticare il mio tessuto. Fatto questo, chiaramente ci sono poi delle cuciture di congiunzione e bisogna stare attenti anche a quelle. Fatto questo, a questo punto si può procedere alla cucitura. Molte forse preferiscono imbastire il tipo di orlo, ma no, perché è un altro filo in mezzo. Tutt'al più aiutatevi con gli spilli. Come prima cosa, avendo scorticato il tessuto, come vedete si allargano queste cuciture. Io vi consiglio, se proprio volete avere un escamotage di velocità, chiudetevi con un punto trasparente, nel senso trasparente che non si deve vedere, invisibile. Chiudete, vedete, sto facendo puntini piccolini e ho chiuso questo. Fate altrettanto nella parte corrispondente alla cucitura, che è quella dietro, vedete questo spacchettino così, chiudetelo anche qui con i puntini. Adesso magari io sono poco precisa, per sempre per una questione di tempo, anche perché qui davvero dovete fare puntini piccoli e con molta attenzione. Dopodiché comincia il processo di chiusura, che è quello di aprire dopo il nostro scorticamento la stoffa, ripiegarla su se stessa, baciare tra i due strati e cominciare a cucire. Vi dovete aiutare molto con le mani, chiaramente anche con l'ago. Vedete, piego e piego.
sto facendo dei puntini, bisogna pescare prima in uno strato e poi nell'altro strato. Sono ravvicinatissimi, è come se sigillaste la stoffa. Vedete? Continuo con il mio piegamento. 1 e 2. E via andare tutto intorno al bordo. Vedete adesso il risultato, questo è quello originale, ho voluto farlo apposta in questo lembo di tessuto e non sul capo stesso, che già ho realizzato, proprio per farvi vedere la differenza, per farvi capire che ci avviciniamo tantissimo all'originale. Io poi, ripeto, ho fatto di corsa, ma con dei puntini piccoli, con un ago sottile, chiudete sopra e vi avvicinate e realizzate la chiusura double dei cappotti, che vanno tanto, anche giacche, insomma, e viene una rifinitura davvero perfetta. E anche per oggi il nostro reshape all'interno della rubrica scampoli di cucito finisce qui. Vi ricordo di iscrivervi al canale per poter essere informati ogni qualvolta il video online, cliccate la campanella, fate domande se non sono chiara certe volte, magari appunto chiedetemi dettagli, seguitemi sui social e ricordate sempre: reshape your style.